Pensa che bisognerebbe che il Papa venisse coinvolto comunque. Nasce il guelfismo. L'idea appunto che l'Italia potesse essere un paese di stati federati e della federazione fosse sempre presidente il Papa pro tempore. Rosmini, Gioberti, questi cattolici del Risorgimento pensavano a una cosa di questo genere. Come vedete non riusciamo più a districarci dalla confusione, cioè proprio la negazione esplicita del cos'è di Cesare e cos'è di Dio, una confusione maledetta che tra l'altro impedisce anche la formazione di una coscienza popolare unitaria, una quantità di cose, insomma, questo lo studiamo qualche volta persino a scuola. Fino a quando non arriva, si apre la questione romana, quando comunque Roma viene conquistata, Brescia e Porta Pia, qualche po' di resistenza più simbolica che altro. E il Papa Re scompare, ma mica una cosa come dirlo, perché la resistenza fu lunghissima, sofisticata e particolarmente accanita, dove pensate che tutta la nobiltà nera romana chiuse i portoni che davano sulle strade principali, mise un fiocco nero e entravano e uscivano dai loro palazzi dalla porta di servizio. Chiuso il segno di lutto, il segno di lutto si chiudeva il portone, si metteva fuori un nastro nero, rimase così per decenni. E questa cosa poi finì col concordato, ma saltiamo ancora un po' di cose. Mentre queste cose avvenivano, mentre veniva Brescia e Porta Pia, cioè, era convocato un concilio a Roma, il Concilio Vaticano I, che fu molto influenzato da queste vicende politiche, anche perché il Papa disse appunto, come vedete sono prigioniero, sono, fu abile. E il Concilio perciò intanto stabilì il dogma dell'infallibilità del pontefice, dell'Immacolata Concezione. Mi fermo un momento su questo dogma dell'Immacolata Concezione. Come sapete, su Maria il popolo cristiano aveva sempre pensato che fosse una persona dotata di particolari privilegi, è quella che chiude la. In Europa non può esprimersi direttamente. Prima ha tentato con le radici cristiane, come sapete è storicamente una bufala perché l'Europa è più antica del cristianesimo. Politica è una parola che hanno inventato i greci, il diritto l'hanno inventato gli antichi romani, poi è venuto il messaggio anche del cristianesimo, ma non c'è dubbio che Atene e Roma sono più antiche di Gerusalemme o di Betlemme, insomma, dei luoghi dell'inizio del messaggio cristiano, e quindi non può chiedere le radici cristiane, e quindi ha dovuto mettersi via questo argomento. E allora cerca di entrare in Europa attraverso l'Italia. Per fare questo deve completamente cancellare il Vaticano II, tenere in vigore il Vaticano I e possibilmente anche il sillabo di Pio IX. E questa è la vera fonte. Guardate che quando Ratzinger andò in visita a Ciampi, appena eletto, la prima uscita fu di andare a visitare l'altro capo di Stato che insiste sullo stesso territorio. Ciampi gli recitò l'articolo 7. Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono ciascuno del suo ordine indipendenti sovrani. Articolo 7 inserito nella Costituzione, ahimè, ma comunque inserito, e disse Ciampi, questa è la definizione di laicità. E, piccatissimo e villano, devo dire, Ratzinger disse, bisogna vedere se è una sana laicità. Ora, piccato perché, vabbè, villano perché un capo di Stato in visita da un altro capo di Stato non replica mai. Magari gli manda poi una nota per vie diplomatiche. Non esiste proprio una violazione dell'etichetta delle più clamorose. Qualcuno dice, beh, ma è appena stato eletto, non lo sa, ma insomma. Chi faccia l'innocentino mi sembra proprio eccessivo. Allora, mi sembrerà che io usi termini poco riverenti, No, dico quello che no, io credo che bisogna proprio, per esempio, perché lui ha fatto a Ratisbona quello che ha fatto? Perché è un vecchio accademico, è diventato importante, non ne può più di far vedere ai suoi colleghi quanto è importante lui. Quindi vai in visita alla sua antica università, cerca una citazione sofisticata, preziosa, fatta
ha una merenda, una gatta, lo sai, che se avesse avuto ancora una Robars come il capo ufficio stampa sicuramente non gliel'avrebbe lasciata fare, ma invece questo sì. E lui ha fatto una gaffa, ma tipica del mondo accademico, io l'ho fatto parte fino a quando non mi hanno liquidata, e so bene che chiunque vada in visita nella sua università vuole fare effetto sui suoi colleghi e dire una cosa, una chicca, una cosa preziosa. Quello è stato, io credo che si debba dare un'interpretazione così. Conviene adoperare dei termini non necessariamente irriverenti, ma come si parla di qualsiasi altra persona, con l'atteggiamento critico che si può avere nei confronti di qualsiasi altra persona. Anche qualche botta anticlericale non è che mi disturbi tanto, anche se so che in verità non conta. Non... Però ogni tanto fa bene alla salute, perché insomma, anche qualche battuta. Allora, lui ribatte in questo modo e dice: bisogna vedere se è una sana laicità. Quando io ho letto questa frase mi è venuto un po' un brivido, mi ho detto: ma dove l'ho sentita io questa? Nel sillabo, che è il documento di Pio IX, dopo che ebbe quella breve infatuazione liberale, diventò un reazionario di tre cotte, elencò tutte le libertà moderne, tutte, la democrazia, la libertà di stampa, di opinione, di coscienza, e le condannò tutte come cosa assolutamente del diavolo. Allora i cattolici non potevano più fare niente. No, lì c'è una cosa veramente sofisticata e astuta. Il Papa diceva, dopo aver elencato e condannato tutte queste cose, dove i cattolici sono in minoranza, usino queste libertà per diventare maggioranza e dopo ristabiliranno la vera libertà di stampa, che è quella che può uscire solo l'Osservatore Romano e l'Avvenire, la vera libertà di coscienza, che è quella di obbedire supinamente a quello che il Papa dice, la vera laicità, che è quella di dire che è laicità quello che il Papa dice che è laicità, cioè non che i due poteri sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, quindi pari ciascuno nel proprio ordine, ma che la Chiesa è sovraordinata allo Stato ed è la Chiesa che deve dire cos'è la laicità dello Stato. Capite che è un rovesciamento colossale ed è veramente l'inizio di uno scientifico neotemporalismo. Qui c'è l'idea di ripristinare il potere temporale, non mandando gli svizzeri a scontrarsi con i carabinieri o con i corazzieri, sicuramente no, sono due, diciamo, due cose molto scenografiche, sia i corazzieri che gli svizzeri, eccetera. Ma invece ottenendo un esercizio del potere politico nel nostro paese. Ma perché lo ottiene? Com'è avvenuta questa cosa? De Gasperi, che era un uomo moderato e sicuramente cattolico, resistette a Pio XII quando Pio XII voleva che Don Sturzo diventasse sindaco di Roma per evitare l'orrore che magari potesse diventare sindaco di Roma un laico. De Gasperi gli disse di no, non obbedì, fece saltare i termini, fece una roba un po' machiavellica, ma insomma, da una parte e dall'altra. Fu più bravo De Gasperi e saltò questo disegno. Non si trova traccia di un aspetto di laicità così tra i membri del Senato oggi. È impressionante, impressionante. Quando il Papa andò a Ratisbona, quel senatore mio collega, che adesso viene chiamato Ambulanza Nazionale, che è Gustavo Selva, presentò una mozione per difendere il Papa, ma da chi, da cosa? Dagli attacchi dei cattivi musulmani, non so che cosa, insomma, una roba insensata. Tra l'altro, siccome nella riunione dei capigruppo gli fu detto che bisognava dire il Sommo Pontefice, lui disse: come il Sommo Pontefice? Il Santo Padre, il Tres Emper, e c'è una roba così, e gli dissero: guarda che diplomaticamente bisogna chiamarlo Sommo Pontefice, Santo Padre non entra nell'etichetta, insomma, delle robe così un po' comiche. Nonostante un po' accomodata quella